secondo volume ci porta al 1610. Sono passati 5 anni dalla morte di Jean-Pierre de Saint-Malo e la saga familiare è iniziata. C'è questo personaggio che abita nella casa di Jean-Pierre de Saint-Malo. Ovviamente non vi dico chi è questo personaggio. E nel 1610 però accade un avvenimento molto importante nella famiglia. Nascono 2 gemelli, maschio e femmina, albini, completamente bianchi di carnagione, bianchi di peluria, quella poca peluria che gli albini hanno, sono bianchi di capelli e hanno questi occhi glaciali. L'albinismo nei secoli sappiamo che ha creato delle leggende sui vampiri e su altri mostri, tra virgolette. La nascita però di questi gemelli rappresenta un punto focale molto importante nella storia della famiglia de Saint-Malo, perché nel 1605, alla morte di Jean-Pierre de Saint-Malo, la confraternita dei Rosa Croce prende praticamente in adozione il personaggio che entra nella casa come erede. Perché? Perché nella casa di Salon de Provence ci sono tutti gli scritti di Nostradamus e non solo, anche di Jean-Pierre, per cui i rosacrociani sono molto interessati a queste centurie. Ma con la nascita dei gemelli, i gemelli diventano un simbolo molto importante per la confraternita, per cui la loro educazione e tutti gli studi che questi 2 gemelli faranno diventeranno invece il filone conduttore per la confraternita, per cui ci saranno sempre dei maestri dell'ordine che frequenteranno la casa. Quindi questa famiglia diventa estremamente importante. Nella seconda parte del secondo volume arriviamo a fare un salto epocale, arriviamo al 1891. Nella famiglia c'è già stato un cambiamento, la linea ereditaria è femminile e ci ritroviamo con delle sacerdotesse di un culto molto particolare. Queste sacerdotesse hanno già un altro maestro che va nella casa per fare determinati studi e in questa epoca succede un avvenimento molto importante in Francia. C'è la vicenda dell'abate Saunier di Rennes-le-Château, per cui il maestro della confraternita chiede, poiché le donne hanno delle facoltà di veggenti, chiede di essere accompagnato dall'abate Saunier per capire se l'abate è un mistificatore o se in realtà ha trovato qualcosa nella chiesa di Rennes-le-Château. Quindi approfondiremo il discorso, cercheremo di approfondire una ricerca su Rennes-le-Château. La terza parte abbiamo già un altro passaggio, infatti il capitolo si chiama Tra passato e presente. Arriviamo non proprio alla contemporaneità ma quasi al 1993, dove l'ultima erede dei de Saint-Malo incarica una scrittrice italiana di scrivere la storia dei de Saint-Malo, ma per poter scrivere questa storia di 400 anni ovviamente la scrittrice dovrà fare alcuni studi, dovrà essere messa al corrente degli studi intrapresi dalla famiglia.